Tu sei Eric. Mi ricordo di te. Sei il ragazzo che mi ha rovinato la vita. Ma che sciocchezze dici? Zitto! Oh. Oh. Ti ho riconosciuto, sai? Tu sei quell'orribile essere che ai tempi dell'asilo mi ha umiliata! Una vecchia storia! Così le mie preghiere sono state ascoltate e il destino ci ha fatti incontrare di nuovo. Ma cosa significa? Non ti mischiare, togliti di mezzo. Va bene. Ti fa male, eh? Ben ci sta. Sappi che sognavo di darti una bella lezione fin da quando ero piccola. Mi dici chi sei? È possibile che non ti ricordi di me? Per niente. Smettila di prendermi in giro, tanto lo so che non è vero. Oh, bene, eccomi qui. Eric, andiamo a casa. Guarda, guarda chi c'è qui. Mi ricordo anche di te. Certo, tu sei Fanny. Se non sbaglio, anni fa ti sei trasferita in un'altra città. Sì, esatto. Scusa, ho capito bene. Tu sei proprio Fanny. Lavati le orecchie e sei sotto. Si può sapere dove sei stata? Hai preso uno stranissimo accento. Brutto, sconsiderato, bell'imbusto senza scrupoli. Non puoi neanche immaginare quanto risentimento provi per te. Scusate tanto se vi interrompo, ma io non mi ci raccapezzo più. Credo di aver capito che voi tre vi conoscevate già. Spiegatemi qualcosa. Si sono chiusi in casa e ti hanno esclusa. Dammi retta, lasciali perdere. Fai una bella dormita e non te la prendere. Forse adesso ho capito chi sei. Eravamo nello stesso asilo. Ma non riesco a ricordarmi per quale ragione ce l'hai tanto con me. Così vi siete conosciuti quando eravate piccoli. Prova un po' a pensarci, brutto antipatico. Sforzati. Davvero non ricordi più quello che mi hai fatto? Ti ho già detto di no. Ti ho forse rubato le caramelle. No, mio caro, molto peggio. Mi feristi più profondamente. Non so cosa sia accaduto fra voi, ma non si è trattato di una sciocchezza. Adesso basta, mi avete stufato con queste lagne. Ma che ti credi di essere? Non trovarci più! Porto codardo, che fai, scappi? Da te non me lo sarei aspettato. Se tu non ti mischiavi. Chi la capisce, bravo. Torna subito qui. Accipicchia si è volatilizzato. Ma prima o poi mi capiterà a tiro e allora lo farò nero. Su, avanti, non te la prendere. Cerca di calmarti. Ti va di raccontarmi come vi siete conosciuti e cos'è successo? Noi tre eravamo nella stessa classe all'asilo. Esatto, Eric mi offese dandomi un bacio a tradimento. Mi presero in giro per settimane. Ma dai, non mi dire che ce l'hai davvero con lui per una cosa così banale. È roba vecchia. Già, quante storie per un bacio. Sì, è vero. Meglio sorvolare sul fatto che io ho ricevuto il mio primo bacio un anno fa. Sì, è vero. In effetti, per quanto spiacevole, allora non attribuii grande importanza a quell'episodio e ben presto me ne dimenticai completamente. E poi, quando mi trasferii in un'altra città, non ci pensai più. Ma si sa, la vita molto spesso è crudele e quel piccolo bacio fu la mia rovina. Non saresti furiosa al mio posto? È presente quando si parla di amore e di ragazzi fra compagni di classe. Secondo questa rivista le ragazze di solito ricevono il primo bacio a 16 anni. Cosa? Sul serio? Caspita, chissà come sarà. Già, non vedo l'ora di compiere 16 anni. Perché? Chi vorresti baciare? Su, confessa, chi è il tuo principe azzurro? Scommetto che si chiama Jeremy. Smetti, ma curiosone! Oh, povera me. Che cosa succede? Su, parla. Che vergogna. Io ho già ricevuto il mio primo bacio! Già, fu una vera tragedia. A quei tempi ero cotta di un mio compagno di classe molto carino che si chiamava Jeremy e lui mi contraccambiava. Avevamo un bel rapporto, a scuola stavamo insieme. Non vedevo l'ora che si decidesse a chiedermi di uscire per andare al cinema un pomeriggio e invece... in classe cominciò a girare la storia del mio primo bacio. Io cercai di giustificarmi, cercai di spiegare, ma fu inutile. Non mi vuole ascoltare. Terribile. Jeremy prese la cosa molto male e decise di lasciarmi. Mi sembrò che il mondo mi crollasse addosso. Da quanto ho sofferto. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Sognavo un altro avvenire, non volevo tornare a vivere qui. Ma dove ha tirato fuori quel papiro? Sentite come se l'era immaginato. Jeremy mi avrebbe dichiarato il suo amore regalandomi un enorme fascio di rose rosse. Saremmo andati al liceo, all'università e poi ci saremmo scambiati il fatidico primo bacio. Dopo la laurea ci saremmo sposati e avremmo vissuto felici e contenti per tutta la vita. Ma i miei piani sono andati a monte per colpa di Eric. Che cosa triste, mi dispiace tanto per te. Andiamo da Eric e diamogli un sacco di monte. Grazie, sei molto gentile, ma non importa.
Vedrò quel brutto tutti i giorni a scuola e ti assicuro che gliela farò pagare cara. Ricordatelo, Rossana, la vendetta è un piatto che va consumato freddo. Eric, aspetta! Devo parlarti! Si tratta di Fanny e di quel bacio che le desti. Prima di tornare qui aveva una forte simpatia per un suo compagno di classe, il quale, dopo aver saputo il fatto del bacio, la lasciò. Ti ricordi come si svolse la cosa? Facesti una scommessa con noi. Uffa, che pizza dover andare all'asilo! Eric, senti un po' qua, vieni! Lo sai che Mike ha visto sua mamma e suo papà che si davano un bacio? E che cosa c'è di strano? È normale per due persone che si vogliono bene e che sono sposate. Di un po', tu hai mai dato un bacio a una bambina? No, ma cosa ci vuole? Lo faccio se vuoi. Scommettiamo? E va bene, scommettiamo 10 centesimi. D'accordo, tanto non ci riuscirai. Ehi, tu, come ti chiami? Te l'ho già detto, io sono Fanny. Vieni con me, per favore. Perché? Dove mi porti? Stavo giocando con la mia amica. Allora? Mi dovete 60 centesimi, su, pagate! Complimenti, è una bella faccia tosta! In effetti non mi fece alcuno scrupolo nei confronti di Fanny. Quella scommessa mi fruttò parecchi soldi. Ricordo che mi comprai delle gomme da masticare alla fragola. Se Fanny lo sapesse, mi sbranerebbe. Vergogna, hai rovinato la reputazione di una bimba per qualche caramella! Fanny si è trasferita da poco in città ed è simpaticissima. Stiamo bene insieme, ridiamo a crepapelle e poi parliamo di un sacco di cose! Mi fa piacere. Sono felice, non pensavo che la vita in prima media fosse così bella. Ho una sorpresa che ti renderà ancora più felice. Sì? E di cosa si tratta? Apri bene le orecchie, cara. Grazie a me, il grande regista Ono ti vuole nel suo prossimo film. Avrai il ruolo della protagonista! Bello. Gradirei un po' più di entusiasmo da parte tua, o forse non hai capito bene ciò che ti ho detto. È vero, scusami, Robby, non so come ringraziarti. Ottimo, ora va molto meglio. Di la verità, sono geniale, eh? Anzi, sono grandioso, e tu non potevi trovare un manager migliore di me. A volte mi stupisco delle mie qualità. Povera Fanny, se penso a quello che le ha fatto Eric, è stato un mostro senza cuore. Ehi, qui non ci siamo, cosa mi tocca sentire? Pensi ai tuoi amici mentre io ho fatto i salti mortali per farti scritturare? Tutta qui la tua riconoscenza? Attento, che si loda, si imbroda, smettila di vantarti tanto. Che bella novità, e così presto girerai un film. Volano le notizie, lei come fa a saperlo? Io so tutto di tutti, ho le orecchie più sensibili di un radar satellitare. Siete pronti a seguire le mie avventure? Come mai sei vestita da lottatore di sumo? E perché voglio diventare forte e imparare l'arte della concentrazione? La tua intraprendenza mi commuove. Adesso non esageri, diciamo la verità. In effetti cerco sempre di fare del mio meglio, ma non so perché spesso combino solo un sacco di guai. Sei simpaticissima. Aspettate un momento, ho ancora tante cose da dire ai telespettatori. Bene, il tempo a mia disposizione è scaduto. Vi auguro buon pomeriggio e non perdete la prossima puntata di Viva l'Allegria! Non se ne voleva andare! Ciao, Eric! Aspetta! Ho delle splendide novità! Che muso lungo! Cos'è successo? Stanotte non ho dormito molto bene. È il minimo, carino. Il senso di colpa ti opprime e ti tormenta. E in futuro sarà peggio! Quello che Fanny ti ha raccontato... Sentiamo un po'. È tutto vero, purtroppo. Ma cerca di capire. Avevo solo 5 anni. Su, coraggio, vai avanti! Voglio sentire che cosa hai da dire a tua discolpa! Sputerò, spara! Meglio lasciar perdere. Tanto lo sapevo che non avresti avuto il coraggio di parlare. Fai tanto il grande, ma sotto sotto sei un codardo. Come hai potuto trattarla così? Non mi va di parlarne. E non impicciarti dei fatti miei. Che smidollato. È facile criticare il prossimo. Pensa come ti comporti tu, piuttosto. Sentiamo, hai qualche rimprovero per me? O cambiate discorso o chiudete il becco. Dite solo sciocchezze. È suonata la campanella. Iniziano le lezioni. Buona giornata. Ehi, ragazzina svampita. Che vuoi? Qual è la splendida novità di cui volevi parlarmi? Ah, già, ero venuta per dirti che molto presto farò un film. Alla faccia tua! Non la sopporto. È inutile che tu fai quella faccia lì. Ti informo che sto per girare un altro film. A me non interessa cosa importa a te. Mi importa solo che troppo sarò sul set. Fatemi largo, sgombrate la pista. Sta per passare la grande artista. Non mi importa quello che la gente dice. So soltanto che sono una grande attrice. Non mi importa quel che dicono le persone quando assisteranno all'interpretazione. Più sbalorditiva del corrente anno. So che tutti quanti si ricordano.
bene, possiamo dare inizio alla lezione. Oh, sbrigati, sei in ritardo. Il prof ha già fatto l'appello. Dai, vai al tuo posto prima che ti metta una nota. Che cosa significa? Non solo arrivi in ritardo senza una giustificazione, ma ti comporti come un tempista. Spiegami, che cosa vorresti dimostrare? Ah, forse ci sono, vuoi apparire un duro agli occhi dei tuoi compagni di classe? Non credo sia il modo migliore per cominciare il nuovo anno. Mi hanno messo in guardia sul tuo conto e so che hai creato parecchi problemi ai maestri delle elementari. Ma io non sono tenero. Non penserò di spaventarmi. Impudente! Dai, sta zitto! Avverto ostilità in lei, ma se crede di aver trovato la vittima su cui scaricarla si sbaglia. Ha trovato pane per i suoi denti, non mi lascerò mettere i piedi in testa da lei. Piccola peste! Cerchiamo di non trascendere. Evidentemente si è alzato con il piede sbagliato. Deve credermi, non è sua abitudine fare il bulletto. Anzi, di solito è silenzioso e ubbidiente. Non so come mai si sia comportato così. Forse si sente poco bene. Ma adesso le chiederà sicuramente scusa, non è vero? Avanti, chiedigli scusa. Non ci penso neanche. Sei un gran maleducato. No, aspetti, prof. La prego, per favore, cerchi di essere superiore. Ero riuscito a calmarlo. Ma perché non gli hai chiesto scusa? Cosa ti costava scusarti con lui? Ce l'avevo messa tutta! Perché? Perché? Avrei preso male tutti i miei sforzi! Questa non la fai! Per colpa tua finirò nei guai anch'io! Eric e Terence finiscono sulla mia lista nera. Il comportamento di Eric è inquietante. Io invece lo trovo affascinante. Cosa dici sul serio? È così misterioso. Ecco la minestra. Grazie mille, signora. Allora, hai deciso o no? Ci iscriviamo al corso di ginnastica? Oh, sì, direi che è un'ottima Vieni. Idea. La ringrazio, signora. Me la cavo bene nel corpo libero. Se per questo anch'io non sono niente male, sai? Intesi, allora è deciso. Sì, ehi, ci sto. Avete intenzione di iscrivervi in palestra? Sì, esatto. Vuoi venire con noi? Mi piacerebbe, ma non ho tempo. Devo occuparmi di mia sorella Anna e di altre cose. Mi auguro per te che non sia una peste. Invece Eric continuerà a frequentare il corso di karate, come al solito. Ma bene, guarda chi c'è, il mostro senza scrupoli che bacia le bambine. Sappi che la mia vendetta ci colpirà lenta ma inesorabile. Su, lascia perdere. Nemmeno per sogno, mia cara, deve pagare per tutto il male che mi ha fatto. E credimi, non la passerà liscia. Ero una bimba di sani principi con tanti sogni e progetti da realizzare nella vita. Ma dai. Ora sarei con il mio adoretto Jeremy se non fosse per questo farfallone. Un farfallone? Scusate, dobbiamo fare un breve intervallo. Spieghiamo il significato. Come si fa a spiegare cosa significa farfallone? Siccome non è un compito facile, la cosa migliore è ricorrere a questo marchingegno. Cos'è un farfallone? È una grossa farfalla, è una grossa farfalla. Il marchingegno non è attendibile, sparisci dalla circolazione, chiaro? Non sono un farfallone. Hai il coraggio di negarlo? Ero soltanto un bambino. Sì, ma non dove ne togli di la farina! Volete che il prof ci metta un'altra nota? Non so come farle smettere, io urlo! Sai, ti stai rendendo ridicola. Mi spieghi perché dobbiamo rivangare quella vecchia storia? Mettiti il cuore in pace, tanto ormai quel che è fatto è fatto. Sei proprio un tipo insensibile. Non puoi capire quanto ho sofferto. Io volevo bene a Jeremy, avrei voluto sposarlo e avere una famiglia con lui. Vergognati, hai distrutto i suoi sogni d'amore. Non potrò mai perdonarti, Eric. Senti, Fanny, posso farti una domanda? Sì, certo. Ecco, insomma, non hai provato a telefonargli per spiegargli come sono andate le cose? Magari ti avrebbe perdonata. Io l'ho fatto. Com'è andata? Era molto freddo e mi ha detto che adesso ha un'altra ragazza. Oh. Non riesco a non piangere. Perdonami, non volevo farti star male. Scusa. Che peccato. Ero proprio innamorata cotta di lui ed ero convinta che saremmo stati insieme. Soffri ancora molto, vero? Detesto fare la finiola, basta con la legna! Scusa, Rossana. No, non preoccuparti, non ho nulla di rotto. Eric me la pagherà molto cara, non avrà scampo e dopo potrò finalmente dimenticare tutto! Brava, è così che si parla! Facciamo ginnastica! Oh, già, me l'ero dimenticata, dobbiamo allenarci per essere forti! Perché vuoi essere forte? Quando avremo i muscoli? Dire che non sono una persona violenta. Dai, cominciamo! Braccia e gambe divaricate, chiudere le gambe, ruotare le braccia e respirare profondamente.
fanno ginnastica. E se non sbaglio, una delle due è Sara. Che bello! Sono le 15:30, appuntamento! Sono le 15:30, appuntamento! Ah, sì, sono già le 3:30! Se non ci sbrighiamo, arriveremo con un ritardo vergognoso! Muoviti, Robby! Sta calma, siamo arrivati! Su, scendi! Non riesco a togliere la cintura! Fatto, andiamo! Da che parte? Di là! Signori, scusatemi per il ritardo! Salve, salve! Guarda un po' chi c'è laggiù! Ehi, buongiorno, ciao. Sana, come stai? Benissimo, e sono molto contenta di rivederti. Hai notato come il tuo manager finge di non conoscere Alice e Alexis? Guarda come la saluta per non dare nell'occhio. Ah, scusate, la sceneggiatura del film non è ancora pronta. Mi verrà consegnata fra... Se non ci danno le battute, come facciamo a provare? Semplice, facciamo finta di conoscerle e muoviamo la bocca. Non è male come idea, ma non credo sia fattibile. Lo so, stavo scherzando. Che bella sorpresa trovarla qui, non sapevo che avesse una parte. Avevo fatto un provino, ma mi hanno contattata solo 5 giorni fa. Non lo sapeva nemmeno Robby. Oh, scommetto che gli sarà venuto un tuffo al cuore quando ha visto che c'era anche lei. Comunque sono felice di poter lavorare di nuovo con te. Sei cresciuta molto, sai? Trovo davvero. Ma certamente, sei molto più alta. Sei diventata una bella signorinella ormai. In effetti frequento la prima media. E anche il tuo viso ha un'espressione più matura. Perché sono matura come una mela, ma non sono ancora pacata, spiritosa. Quando comincerai le riprese del film, non potrai più frequentare le lezioni. Non piangere se sentirai la mia mancanza. No, non preoccuparti. Se dovessi sentirmi sola, andrò a fare i dispetti a Eric. Già, la vendetta continua. Non puoi immaginare che sorpresa rivederlo qui. Che cosa hai provato trovandotelo davanti dopo tanti anni? Beh, la prima cosa che ho notato è che non sembra cambiato affatto. Né fisicamente né psicologicamente è rimasto il ragazzino chiuso e presuntuoso che era all'asilo. Solo che ora mi sembra un po' più sensibile. Capisco. Oh. È lui quello. La mia amica ci tiene tanto. Sai, lei è timida ma ti trova molto carino. Le piacerebbe avere una foto insieme a te. Posso scattartela? No, mi spiace. Ma perché, scusa? Dopotutto, che cosa ti costa farti scattare una foto con lei? Vuole solo tenerla nel suo diario come tuo ricordo. Stanno per ricevere una cocente delusione. È affascinante, ma ha una pietra al posto del cuore. Cosa? Come? È del tutto impazzita! Lo considera affascinante! Perché fai quella faccia? Se non avesse un carattere insopportabile, Eric sarebbe un ragazzo carino e simpatico! Per favore, una sola foto. Ho detto di no. Su, mettetevi uno accanto all'altra, ci vorrà un attimo. Non vedo perché dovrei farmi fare una foto insieme a una ragazza che non conosco neanche. E poi, quando dico no, è no. Andiamo via, non insistere. Che credi di essere, pallone gonfiato? Andiamocene, questo si dà più aria di una prima donna. Che figuraccia. Certo che è davvero antipatico. Eric è brusco e scontroso, ma non è cattivo. Con me si è dimostrato sempre premuroso e gentile. Non conosci le buone maniere. Se non volevi farci fotografare, potevi dirglielo con gentilezza. Sei stato di una maleducazione incredibile. Stammi a sentire. Non ti sei accorto che l'hai fatta piangere? Se qualcuno ha sbagliato, quello non sono di certo io. Sappi che quelle due ragazze mi hanno fermato senza nemmeno presentarsi. Oh, davvero? Beh, allora hai ragione tu. Comunque sono convinta che potevi trattarle con più gentilezza. Forse, ma non ho l'abitudine di essere falso con le persone. Io sono gentile con chi stimo. Riconosco che il tuo è un ragionamento logico e coerente, tuttavia... Lasciami! Caspita, l'ha fulminata. Interessante. Sai, mi sbagliavo, non è affatto un farfallone. Cioè? Bisogna ammettere che ha il coraggio di difendere le sue idee e combattere per quello in cui crede. Lo sai, è un tipo speciale. Lo trovi un tipo speciale? Dici sul serio? Questa è bella. Prima sosteneva che era un mascalzone e adesso dice che è speciale.